Andrea Di Gaetano, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Grazie a te, Andrea. Hai sentito quest'ultima notizia? Sì. Sembra essere cioè quasi una risoluzione del problema. Siamo quasi, come dire, all'accordo diplomatico? Ma allora, io mi aspetto una grande volatilità anche nelle notizie, nel senso che è chiaro che quando un paese come la Russia schiera circa 130.000 uomini ai confini, faccio fatica a pensare che li riporti a casa velocemente. Dall'altra parte è chiaro che sono metodi politici di Putin secondo me, anche di trattativa. È un metodi forti, ma ecco, penso che ci pensi bene prima di iniziare una guerra. E dall'altra parte abbiamo visto lo sforzo diplomatico che c'è in corso negli ultimi giorni, e quindi secondo me ne vedremo cose di questo tipo ancora per un bel po', quindi sia delle notizie incoraggianti come quelle che vediamo adesso, sia poi un alternarsi appunto di notizie buone e meno buone, ecco, quindi. Ok. No, no, certo, hai detto bene tu, hai usato la parola giusta, volatilità anche nelle notizie, è chiaro. Infatti, lo dicevamo poco fa, insomma, anche ieri sera siamo andati a dormire, qualcuno aspettandosi effettivamente un intervento, no, da parte di Putin e della Russia, qualcuno invece sostenendo che invece avrebbe potuto esserci una decelerazione rispetto alle tensioni, insomma, quindi sicuramente sì. Però, diciamo, questa forse è la prima vera buona notizia di queste giornate, no, Andrea? Mercati la stavano un po' scontando. Oggi le borse europee hanno iniziato in territorio positivo la seduta rispetto alla giornata di ieri, che invece, insomma, è inutile ricordarlo, è stata molto, molto negativa. Scoppi di emotività li abbiamo visti ieri, a cui seguono altrettanti ricoperture come quelle che vediamo questa mattina, dove a livello tecnico, con il sell-off che c'era stato in gennaio, i mercati hanno dato, secondo me, un segnale negativo e hanno rotto le trend line rialziste che li sostenevano da marzo 2021. Quindi le tendenze di lungo periodo iniziano a incrinarsi, le tendenze positive. Nel breve periodo, proprio ieri, siamo tornati su livelli di supporto che fortunatamente sono stati tenuti. Abbiamo visto l'area 15.000 del DAX, direi l'area 26.000 di FTSE MIB e l'area 4.004 di S&P 500. Quindi finché i mercati stanno sopra questi livelli, a mio avviso, cioè comunque sono su livelli supportivi, quindi i rimbalzi che stiamo vedendo, secondo me, sono legati appunto a una coincidenza tra notizia positiva e coincidenza anche di supporto tecnico sulle borse, guarda caso. E Certo. quindi per ora, secondo me, è un po' presto per cantare vittoria, dove comunque nel frattempo, quindi questo sell-off di gennaio e questa partenza da non un po' negativa ha fatto sì che comunque degli ipercomprati tecnici si scaricassero, e quindi se effettivamente le notizie poi volgessero per il meglio, ci sarebbero spazi per il mercato di ritornare anche a rivedere i massimi. Quindi questa è una possibilità che bisogna lasciare aperta. Dall'altro canto, secondo me, al di là del tema Ucraina, cioè sono cambiati, stanno cambiando i rendimenti sui bond, quindi questo è un punto, secondo me, da tenere presente. E mentre l'anno scorso è stato un anno molto buono per i mercati azionari e molto negativo per i bond, a mio avviso iniziano a esserci delle condizioni per cui potrebbe cambiare diciamo, essere lo scenario opposto Esatto, infatti guarda un po', titolo che ti propongo che leggiamo insieme e mi dici cosa ne pensi, vabbè è un dato di fatto, crisi ucraina, abbiamo visto lo spread balzare a quota 170 nella giornata di ieri e abbiamo visto effettivamente questo livello che non si vedeva dal luglio del 2020. Quali sono le tue, insomma cosa potrebbe accadere, adesso potrebbe calmierarsi la situazione, questa mattina ha aperto più in ribasso, guarda lo guardo anche adesso in presa diretta. Bene, siamo 169 punti base comunque, insomma, è risalito leggermente. Sì, beh, allora il decennale italiano sta sfiorando il 2% di rendimento, Ah sì, e quindi, 1,99 siamo, sì, esatto. Sì. e abbiamo visto che da agosto del 2021 è passato da 0,50 quasi al 2 di oggi, quindi il rendimento del BTP italiano è quadruplicato. Per lungo tempo appunto abbiamo avvisato
dell'insensatezza dei rendimenti così bassi sui bond con un'inflazione che saliva, il mercato di fatto ha fatto tutto il movimento molto velocemente in poco tempo, come spesso accade negli ultimi anni, e quindi stiamo vedendo questa accelerazione dei rendimenti, dove secondo me, ecco, questa accelerazione sta iniziando a creare delle condizioni di acquisto anche di BTP. Ovviamente, ecco, la tendenza in questo momento è al ribasso dei prezzi, al rialzo dei rendimenti, quindi non c'è da tuffarsi immediatamente, però ecco, iniziare a guardarli, iniziare a selezionare delle scadenze e per degli acquisti graduali, a mio avviso ha senso, anche perché intanto, vabbè, è chiaro che l'inflazione è molto più alta anche in Italia. In Europa siamo al 5,1%, abbiamo visto settimana scorsa l'inflazione altissima, negli Stati Uniti al 7,5%, quindi è chiaro che sono ancora rendimenti a livello strategico poco attraenti. Però secondo me quello che potrebbe cambiare è il fatto che con questa inflazione così alta e con un contesto macro che pian piano si sta un po' deteriorando, nel senso che stanno aumentando le tensioni geopolitiche, l'inflazione, abbiamo visto anche venerdì uno dei dati più bassi degli ultimi 11 anni sulla fiducia il sentiment del consumatore americano, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che con i prezzi alti il consumatore spende meno, abbiamo visto le vendite al dettaglio in calo, tutto questo finirà per impattare l'economia, e dall'altro canto le aziende iniziano ad avere dei costi di produzione legati alle materie prime più alti, quindi non mi stupirebbe di vedere nel corso dell'anno un brusco rallentamento di ritmi di crescita straordinari che abbiamo visto invece l'anno scorso il Regno Unito ha avuto una crescita del 7,5% che non si vedeva dal 1941, quindi dalla seconda guerra mondiale, l'Italia al 6,5%, la Francia comunque uno dei ritmi di crescita migliori degli ultimi 52 anni, ecco, probabilmente, ecco, quei ritmi che abbiamo visto nel 2021 non li vedremo quest'anno, e quindi potrebbe poi esserci gradualmente un riassestamento tra le borse che potrebbero prendere fiato, comunque ridurre i sì. guadagni, e viceversa i bond che sono stati massacrati negli ultimi mesi tornare buoni. Certo. Allora, altro tema appunto che volevo. Beh, allora, quindi scusami, lo spread però in questo momento è molto un indicatore, giusto Andrea, che dobbiamo monitorare, ovviamente di conseguenza il rendimento dei BTP italiani e non solo. Sì, allora lo spread indica chiaramente un differenziale tra i rendimenti dell'Italia e quelli del Bund. Però intendo dire, in questo momento è da monitorare particolarmente, certo. Sì, è da monitorare perché indica comunque, è un po' un termometro della percezione del rischio degli investitori sulla parte bond. Per cui da un lato è vero che è sicuramente da monitorare, dall'altro lato poi c'è da monitorare, a mio avviso, anche il rendimento assoluto dei singoli bond, dove quello che può succedere, che potrebbe succedere, è il fatto di vedere salire, cioè vedere uno spread che rimane sostanzialmente fermo con invece i bond che salgono contemporaneamente di rendimento. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che a livello pratico, cioè se un investitore ha comprato un bond e i rendimenti salgono, l'investitore perde del denaro, e questo, se vogliamo, indipendentemente dallo spread. Okay. Quindi sono da monitorare tutte e due le variabili, quindi sia il rapporto tra bond e BTP, sia la corsa che in questo momento stanno avendo i rendimenti, che forse è la cosa che forse è da guardare con ancora maggiore attenzione. Certo, Andrea, altro tema riguarda il debito italiano, nel senso che, peraltro ne ha parlato Visco proprio nella sua edizione, sì, mi sono accorta adesso che c'è scritto italiano due volte, vabbè, abbiamo rincarato la dose sulla parola italiano, errore mio, magari poi lo correggeremo, però poco importa. Dicevo, è tutto, siamo live, quindi può succedere. Dicevo, Visco ha parlato di un debito italiano che andrà a calare, però insomma il problema italiano del debito lo conosciamo tutti. Cosa rischia il debito italiano con la crisi dell'Ucraina? Allora, il tema del debito italiano, a mio avviso, è qualcosa di strutturale che è esploso ancora di più durante la crisi del 2020. La cosa positiva, volendo vedere il lato positivo, è il fatto che comunque negli ultimi anni il tesoro italiano ha cercato di finanziarsi, e l'ha fatto molto bene, a tassi bassissimi, e di allungare la durata dei finanziamenti, e quindi questo, a mio avviso, dà la possibilità all'Italia, si continua a crescere con i ritmi buoni che ha avuto, eccezionali l'anno scorso, ma ancora avesse dei ritmi buoni di crescita, poi la sfida è quella di andare a ridurre
chiaramente il debito che è esploso sopra ogni limite. Quindi quello che crea poi tensione, qual è? Può essere un discorso dell'Ucraina, è un tema, ma a mio avviso è più un discorso, secondo me, interno legato poi al PIL italiano, che è quello da seguire più attentamente, proprio perché effettivamente al di là della contingenza, poi bisognerà capire quanto dura questa crisi. È un discorso, secondo me, poi di riforme strutturali che il presidente Draghi sta cercando di accelerare e di cui però effettivamente sembra che i tempi siano come sempre più lunghi del previsto. Quindi il Certo. tema è la crescita per l'Italia, che è l'unico modo poi per ridurre alla fine il debito. Ok, intanto vedete la nostra breaking, una notizia che hanno battuto le agenzie poco fa, peraltro vedo che non viene ancora riportata da molti siti, poi naturalmente vedremo se sarà confermata, ma insomma è una notizia ufficiale che è stata data dalle agenzie. Dovrebbe esserci stato il ritiro delle truppe da parte della Russia, che è poi l'appello che ha fatto ieri la Germania, Andrea. Sì, ho visto questo, sì, ho visto che c'è stato Scholz che è andato a Esatto. Mosca e quindi vediamo, certo, dicevo, ci sono delle notizie confortanti, dall'altra parte quello che vediamo in realtà è che c'è comunque una mobilitazione, leggevo proprio in questo momento su Reuters che la Norvegia sta mandando nuove truppe, in Lituania. Quindi ovviamente c'è come dire, a livello dei singoli paesi europei un contributo alla NATO, per cui è vero che c'è questa buona notizia, dall'altra parte sembra che la mobilitazione per andare a sostenere un eventuale contrattacco o comunque difesa da parte della NATO rispetto a un attacco russo di fatto sta andando avanti. Quindi, come dicevo all'inizio, secondo me ben vengano queste notizie, poi bisognerà capire quanto durano. Ok, l'ultima cosa veloce, Andrea, prima di salutarti, l'euro-dollaro, te lo chiedo sempre, dammi Sì, la tua view. ma allora l'euro-dollaro è di fatto da tempo in un trading range molto stretto, dove la mia view è tendenzialmente più rialzista sull'euro, proprio perché abbiamo visto un cambio di passo deciso da parte della BCE, questo l'abbiamo visto appunto nella parte euro, Sì. e nelle ultime ore invece c'è stato un riapprezzamento del dollaro proprio per come dire, come corsa al bene rifugio davanti a una situazione. Però, come dicevo, sono più dell'avviso di andare a vendere euro, cioè comprare euro, vendere dollari nelle fasi in cui il dollaro si apprezza piuttosto che fare il contrario. Quindi direi l'area 1,1, alla fine il trading range per ora è sempre lo stesso, quindi l'area 1,10 per comprare euro e l'area 1,16 per venderlo. Quindi per ora il trading range è questo. Poi se dovesse salire sopra 1,16,5, 1,17 l'euro a quel punto avremmo che sarebbe a quel punto una conferma rialzista di medio periodo per l'euro sopra 1,16,5-1,17. Ok, grazie Andrea Di Gaetano per essere stato con noi. A presto sulle fonti TV, buona giornata. Grazie mille a voi, buona giornata a tutti.